mai costato così poco il petrolio e la benzina è sempre cara? C'è qualcosa che non va, no? Chi è che guadagna con la benzina? Lo Stato e i petrolieri, diciamo. Ah, ecco, bravo. Allora, lo Stato è quello che dovrebbe proteggere i cittadini, no? Quindi dovrebbe intervenire attraverso l'antitrust, attraverso l'autorità dell'energia, attraverso il Ministero dello Sviluppo, per imporre una regola che è aurea e che è quella che se il costo della materia prima cala, anche il prezzo al consumatore finale deve calare. Questo invece non avviene. Noi non ce la possiamo prendere però con i petrolieri, ce la dobbiamo prendere con chi? Si approfitta di questo per far cassa e mettere soldi nelle casse dello Stato a spese del cittadino, cioè lo Stato stesso. Ma non è possibile che ci togliete i soldi dalle tasche per far soldi voi come Stato senza dire una parola. È una cosa vergognosa. Almeno Renzi ci chiamasse e ci dicesse: non ci parlate della benzina, vogliamo tenere alto il prezzo perché è una tassa, che è un mancato ribasso di un prodotto che è essenziale. Matteo Salvini, ho visto un corteo di immigrati irregolari che ha bloccato via Le Tese. È una delle arterie principali di Milano, dico per i cittadini di Roma, come se uno bloccasse il raccordo anulare nel lunedì di ripresa di attività del lavoro, perché questi volevano i documenti. Poi alcuni di questi intervistati si lamentano perché noi più volte abbiamo chiesto anche una pizza, degli hamburger, però ci danno sempre le stesse cose da mangiare. Io gli regalerei due calci in culo e li rispedirei dal loro paese, punto, dal primo all'ultimo. Cioè c'è il resto del mondo che mette delle regole, non dico severe, ma normali, per dissuadere dall'abuso, e c'è l'Italia che si fa bloccare le strade da cosiddetti richiedenti asilo perché si trovano male. Per carità di Dio, ma quanti italiani vorrebbero mangiare meglio, vorrebbero vestirsi meglio? Perché Salvini non fa delle sanzioni severe pure per chi ruba i soldi ai cittadini con la benzina? Perché parliamo sempre, Renzi, Salvini, del giusto grave problema degli immigrati, per carità, ma non di quello che colpisce milioni di cittadini che stanno rientrando a casa pagando la benzina 10 volte più che negli altri paesi europei per arricchire le casse dello Stato e dei petrolieri? Perché non fa qualcosa di incisivo? Purtroppo, essendo all'opposizione, posso solo proporre, segnalare, protestare, denunciare, suggerire. Lo farò come l'abbiamo fatto in passato molto volentieri. E poi spetta a chi comanda, purtroppo, oggi pomeriggio fare o non fare qualcosa. Programmiamo uno sciopero dei benzina contro la benzina, contro il governo. Ma siete nel programma del costo della lei l'ha proposto per novembre, no? Il contagio di questi prezzi assurdi della benzina. Per i primi giorni di novembre stiamo mettendo in piedi una serie di iniziative per... Bravo, però mancano le parole d'ordine per i consumatori, capisco, immigrazione, perché politicamente rende in questo momento a certi partiti, ma noi tutto l'anno, mentre c'è l'immigrazione, soffriamo perché troviamo i prodotti al mercato che costano 50 volte più di quello che costano sul campo, perché troviamo appunto la benzina che ci derubano i petrolieri e il governo insieme, adesso il riscaldamento e poi gli zaini, le matite, i libri scolastici che dovrebbero rimanere a prezzo fissato invece vengono cambiati con trucchi delle case editrici e quindi le dobbiamo ricomprare a prezzo aumentato. Questi sono i problemi. Sentono queste cose di immigrazione, ma secondo me vi sfiora solamente, perché è un problema epocale europeo, non è un problema del cittadino che esce di casa la mattina e deve fare la spesa. Non so se mi spiego.